Su una cosa sembrano d'accordo tutti, anche il tifo organizzato. Niente più scene come quelle di domenica. E quanto esce dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, la città non si può permettere di nuovo un rischio simile sulla strada della ripartenza. Quella di domenica scorsa in Piazza Duomo, insomma, dovrà restare l'unica festa incontrollata per questo scudetto. Sabato 8 maggio, invece, si tratterà piuttosto di un saluto alla squadra. 3.000 tifosi fuori dallo stadio di San Siro ad accogliere giocatori e staff tecnico prima della partita contro la Sampdoria, in forma organizzata, contingentata e soprattutto il più possibile statica. Cori sì, ma niente capannelli. Allo studio anche la possibilità di anticipare l'orario della partita, che altrimenti finirebbe intorno alle 8 di sera, per evitare problemi con il coprifuoco. Del resto, la stessa Curva Nord già lunedì ha chiesto ai supporter di evitare manifestazioni in punti simbolo della città e di salutare la squadra fuori dal Meazza nel rispetto delle normative anti-Covid. Superata questa prova ce ne saranno poi altre due. La prima mercoledì 19 maggio a Bergamo, qualora l'Atalanta dovesse vincere la Coppa Italia. La seconda il 23 maggio, sempre fuori da San Siro, per la festa annunciata dalla Curva Nord per l'ultima partita di campionato.